Benvenuti a una nuova puntata del Cammino Narrato. No, scherzavo. In realtà il Cammino Narrato è finito, come sapete, con la puntata di San Pellegrino in Alpe. Però, visto che lungo la strada abbiamo conosciuto veramente tanti prodotti tipici dei territori che attraversavamo, abbiamo pensato perché non portarli tutti in una puntata unica, che poi quella che vi dicevo essere una sorpresa. Quindi ci sono qui con me Fabrizio ed Edda che ci fanno iniziare questo viaggio da... Siamo a Marola. Perché insomma un po' è baricentrico rispetto a tutto il percorso che abbiamo fatto, e visto che noi usiamo sempre come motto, come idea natura, con nuovi occhi, in realtà, come piace tanto a te, c'è anche con nuovo gusto e quindi abbiamo portato qua alcuni dei prodotti tipici del nostro territorio, che hanno un po' in comune con il cammino la lentezza e la pazienza nella produzione, nella loro produzione, e alcuni ve li faranno scoprire degli amici, e qua invece poi abbiamo una selezione per riassumervi anche insomma un po' quelli generali del nostro territorio. Cosa avete portato in particolare? Allora, vi abbiamo portato innanzitutto il re, che è il parmigiano. Questo in particolare è proprio quello del caseificio di Marola, che è qua a pochissimi metri, dove viene fatto anche l'esquisita, che è una crema di parmigiano, che è proprio una ricetta tipica di Marola. Lo vedete con vicino l'aceto balsamico, perché insieme con l'aceto, ma anche con il miele, che è una delle produzioni di cui insomma l'Appennino va fiero da secoli, si sposa molto bene. Poi vi abbiamo portato il vino. Qua siamo un po' in alto per le produzioni vinicole, ma siamo a pochissimi chilometri in realtà dalla zona delle colline, e quindi di Scandiano. E in particolare qua vedete, oltre all'Ambrusco, la Spergola, che è un vino bianco che è prodotto da un vitigno recuperato da pochi anni, ma che insomma sta dando grandi soddisfazioni alle cantine che lo producono. E come vedete qua è nominato Bianello, quindi c'è anche una forte connessione con i luoghi importanti che abbiamo attraversato sul territorio. E poi c'è la patata, perché dove siamo arrivati nell'ultima puntata, in alta quota, esiste un consorzio di produttori di patate che in pochi anni hanno decuplicato la produzione, ed è una patata particolare perché resiste tantissimo fino a maggio dell'anno successivo in quale viene prodotta, e c'è la festa il 4 e l'11 di ottobre a Pian della Gotti. Quando insieme a Fabrizio ed Eda col cammino narrato siamo passati all'interno di Marola, abbiamo scoperto che uno dei prodotti tipici di questa zona è la castagna, e abbiamo avuto altrettanta fortuna perché abbiamo scoperto che c'è un'azienda agricola che se ne occupa, Agriappennino, il cui titolare Marco Siepe ora ci racconta quante cose, perché sono veramente tante, si possono fare con la castagna. Sì, io sono un produttore di castagne, nel senso che faccio castagne secche e farina di castagna col metodo tradizionale antico, quindi vuol dire raccogliere le castagne, metterle in metato e aspettare 35-40 giorni per riuscire ad avere il prodotto secco finito. Dalla castagna secca si fa la farina, normalmente la macinazione viene fatta a pietra, con una macinazione molto lenta per riuscire a preservare il più possibile il sapore. Dalla farina e dalle castagne secche si possono fare tanti tanti prodotti. E in particolare, si fanno i biscotti, noi facciamo molti tipi di biscotti, la pasta non si fa al 100% con farina di castagna, perché sennò diventerebbe difficile da cucinare. Ma non solo, noi ci siamo spinti anche a fare la birra alla castagna, una birra artigianale che è una rossa, che sa molto di affumicato, fino ad arrivare a non buttare via nulla, nel senso che abbiamo iniziato un percorso un po' sperimentale sulla cosmetica alla castagna. Dopo la fase di sbucciatura dell'essiccazione, si fa la sbucciatura della castagna e si ricava la buccia. Questa buccia, la buccia della castagna, è molto ricca di tannini e di sostanze interessanti per la parte cosmetica. Dalla buccia facciamo un estratto, e da questo estratto riusciamo a fare delle lavorazioni per ottenere dei prodotti di cosmetica, in particolare la crema corpo viso, lo shampoo, fino ad arrivare allo scrub usando proprio la pelle della la buccia della castagna. Marco, cavallo di battaglia sicuramente, prodotti a base di castagno, però so che non è l'unica cosa che come azienda producete, anzi.
Sì, io poi faccio parte anche di un gruppo che si chiama Agrobiodiverso, è un gruppo informale in cui ci sono tanti altri agricoltori come me, sono tutti biologici e tutti tendono a seguire una logica comune, cioè quella di riuscire a utilizzare i propri prodotti di alta qualità e riuscire a valorizzarli in un qualche modo. In particolare quindi vengono seguite queste logiche che sono un po' simili alla mia e ognuno si è inventato una propria attività partendo così anche se vogliamo in maniera un po' sperimentale fino ad arrivare ad aprire dei laboratori e delle cose anche un po' evolute si stanno facendo conoscere. Sono tutte aziende del territorio dell'Emilia. E quindi si passa un po' dalla bassa Emilia fino ad arrivare tendenzialmente in Appennino. Marco, veramente mi hai incuriosito tantissimo. Io la castagna non ero un'estimatrice, ma adesso sono veramente curiosa di provare tutti i prodotti, soprattutto quelli per la cura femminile che non avevo mai visto a base di castagna. Quindi mentre io vado e curioso, ne approfitto per lanciarvi invece quello che è il saluto di stagione del nostro direttore Fabio Panciroli, che come ci saluta lui, come riassume lui questa stagione? Nessuno mai. Le cose belle passano veloci ed estate in Appennino non è da meno. Dopo oltre 9 settimane di trasmissioni ininterrotte, dal lunedì al sabato, per raccontarvi la nostra montagna, per mostrarvi le feste, le sagre, le curiosità, gli avvenimenti e perché no, provare attraverso uno strumento in odore e in sapore come la televisione, provare a farvi sentire con noi, in mezzo all'odore d'erba tagliata, al profumo frizzante della carne abbrustolita, al calore di un fuoco che da ore cuoce la polenta. Fa presto ad arrivare la sera, le giornate si accorciano troppo in fretta e complice un'estate straordinaria per il turismo nelle nostre montagne, già iniziano a cadere le prime foglie, con loro la natura che si prepara al letargo dell'autunno, come ormai avviene da 19 anni consecutivi, estate in Appennino si ferma e vi dà l'appuntamento al prossimo anno. Le cose belle passano veloci come un fulmine, spesso a fatica te ne accorgi. Scorgi la fine del bagliore ed ecco che il tuono ti conferma che non era un abbaglio. Anche quest'anno è stato in Appennino ha provato a trasformarsi, ancora una volta aprendo le porte a nuove rubriche, pur rimanendo nel solco di una tradizione ormai consolidata, quella che ci ha portato a mostrarvi i colori, l'allegria, le feste, ma anche i profumi e i sapori di una montagna che d'estate si veste a festa ed accoglie turisti ed amici con l'animo di chi vorrebbe non se ne andassero mai più. Lo abbiamo fatto con Agnese, il suo sorriso e la sua rubrica dalle emozioni forti. Lo abbiamo fatto con Ed e Fabrizio, che ci hanno portato lungo i sentieri matidici. Sonia, che ogni giovedì ci ha accompagnato lungo un percorso diverso, fatto di sentieri ed emozioni. E Fisio, ci ha aperto gli occhi verso un mondo che ci guarda da lontano. Ma anche Wanda, Ottavio, la linea gotica, vista come mai l'avevate immaginata. E poi ancora Francesca, che ha seguito per tutta l'estate colui che la trasmissione l'ha ideata, Vincenzo, raccontandoci particolari di un Appennino nel suo versante bolognese, modenese e tanto curioso quanto in realtà ancora da scoprire. È stata un'estate ricca di storia, recente e passata, ma anche d'arte, come al solito di gastronomia, e naturalmente di feste e iniziative. Termina con questa sera il lungo viaggio di estate in Appennino, lungo la stagione estiva delle montagne emiliano-romagnole, un lungo viaggio che, volendo tirare le somme, non possiamo che riassumervi per quello che è stato. Entusiasmante. Questo viaggio lo abbiamo fatto per voi, assieme ad amici che da tanto tempo ci accompagnano lungo i tornanti delle nostre montagne e che, per ringraziare i quali, rischieremmo di dimenticare qualcuno. Associazioni di categoria, proloco, comuni, singoli comitati di paese, ristoratori, albergatori, aziende agricole, centri turistici, tutti loro hanno creduto in noi e con noi hanno realizzato quella trasmissione che per questi 2 mesi e mezzo è entrata nelle sere, tutte le sere, nelle vostre case, mostrandovi cosa vi eravate persi la sera prima e invitandovi a partecipare con noi alla serata seguente. Una realtà meravigliosa, filtrata dall'obiettivo di Vincenzo, che la trasmissione la studia, la organizza e la riprende da 19 anni consecutivi. Una stagione che è volata assieme a 2 personaggi che permettono ad ogni stagione alla nostra trasmissione di esistere. Cristina, punto fermo ormai da diverse stagioni, così come Walter, che assieme a Vincenzo rappresenta il padre di estate in Appennino. Vi lasciamo con una promessa: a Polinago, come a Frassinoro, a Porretta, come a San Ramazzoni, a Pavullo, come a Lizzano Belvedere, non mancherà l'anno prossimo estate in Appennino. La trasmissione che da 19 anni consecutivi mostra un'estate diversa, la nostra estate. L'inverno, racconta chi parla bene, è solamente uno stato d'animo, non è lungo, lo sembra soltanto, passa in fretta. Ci vediamo tra qualche mese.
Lo avevamo, se ve lo ricordate, ve lo ricorderete di sicuro, conosciuto all'inizio del nostro viaggio sul cammino narrato. Lui è romano, ha un'attività che vi abbiamo fatto conoscere davvero splendida, però forse non ricordate che ha un'attività itinerante, che è quella che vedete alle mie spalle e che adesso è proprio romano a raccontarci. Che cosa fai tu lungo le strade? Ma noi abbiamo un'azienda di catering, abbiamo la sede a San Polo d'Enza abbiamo un'enoteca con un ristorante e facciamo eventi, matrimoni, eventi in generale, insomma. Poi da un po' di tempo abbiamo acquistato questa piccola cucina itinerante dove ci spostiamo e andiamo, insomma, dove ci chiedono, dove ci chiamano, anche nei singoli privati, nei giardini privati, seguiamo anche delle comitive, delle persone che si spostano e riusciamo a fare un po' tutto quanto utilizzando prodotti del territorio, soprattutto prodotti del territorio. Restiamo però sempre in tema di gastronomia e ci spostiamo però a Cerredolo per farvi conoscere e conoscere insieme il ristorante Le Due Querce. Buon cibo, allegria e soprattutto relax alla locanda Le Due Querce di Lacà, una frazione di Cerredolo nel comune di Toano. Si può vivere un'intera giornata in compagnia e divertimento. Un locale da una storia anche romantica. Assolutamente sì, è stata un'idea del mio papà che ha preso la casa dal nonno, che lui era un contadino e noi qua avevamo gli animali, faceva l'uva, il vino e quant'altro. Lui l'ha presa col desiderio da prima farla sua e dopo per metterla a disposizione di amici, di clienti e diventare un posto di incontro conviviale. Abbiamo fatto appunto la piscina, che così uno può passare qui un momento di relax, abbiamo il campo da tennis, che tra l'altro la rete è movibile, quindi diventa campo da calcetto, e poi insomma l'ambiente credo che parli un po' da solo, fresco, caldo, chiudiamo la veranda in pieno inverno, mettiamo due stufe e diventiamo caratteristici, quindi dico che è un ottimo posto. Ecco, uno che sale fin qui per venire alla locanda Le Querce, naturalmente interessato anche al cibo. Cosa si mangia qui da voi? Facciamo una cucina tradizionale, la pasta la facciamo in casa, tortelli, i soliti classici tortelli verdi di zucca con tutti i tipi di sughi. Noi lo facciamo in casa, pasta e pane, e poi diamo anche la carne del territorio. Cerchiamo molto di sfruttare il nostro territorio, che credo che dia degli ottimi alimenti e delle ottime risoluzioni, affettato, gnocco, salumi, tigelle, ogni cosa. Che abbiamo un cuoco che è nel settore da 30 anni, Gianni Serafini, che ha sposato con noi questo progetto e stiamo cercando di portarlo avanti. Sì, perché il progetto, l'idea di suo padre, voi lo avete portato avanti anche attraverso, grazie a uno staff preparato e fedele. Assolutamente sì, noi abbiamo una ragazza che è con noi ormai da 4-5 anni e poi tutti gli altri che riusciamo ad aggregare. Tutti gli anni aggiungiamo una persona nuova, più competente, più preparata, ma soprattutto molto fresca e che cerchi di essere gentile e mettere a proprio agio i clienti. Ecco, il buon cibo, il fresco delle nostre montagne, ma non solo. Alle Due Querce ci sono anche tanti eventi, partendo dall'estate con il giovedì e il sabato, dal gnocco di gelle alle grigliate, proseguendo anche durante tutto l'inverno. Sì, durante l'estate organizziamo delle serate canore, chiamiamole così, abbinate al nostro cibo, e soprattutto dal giovedì al venerdì, al sabato e la domenica. Poi d'inverno invece, quando la stagione comincia a scemare, il locale apre il venerdì, il sabato e la domenica, e in quel caso lì proponiamo magari anche una cucina un pochettino più invernale, no? Facciamo un po' di selvaggina, la polenta col cinghiale, il cervo, le grigliate di carne locali. Cerchiamo insomma di trattare prodotti chilometro zero, e di modo che si possa anche favorire il territorio, ecco, così almeno non si va alla ricerca chissà di che cosa quando abbiamo qui in montagna dei prodotti dal tartufo al fungo che sono una meraviglia, ecco, una meraviglia. Le Due Querce non è mai ferma sui suoi passi, ma cerca di inventare sempre qualcosa di nuovo. Uno degli esempi è il Capodanno. Capodanno limitato ad un'affluenza massima di una cinquantina di persone, perché comunque si mangia all'interno, e la veranda
semi riscaldata per quell'occasione, si riesce a fare 4 salti dopo cena. Un capodanno pirotecnico. Pirotecnico, perché subito dopo, alla mezzanotte, salutiamo l'anno vecchio e quello nuovo facendo i fuochi d'artificio. Ma comunque anche durante l'anno abbiamo organizzato delle feste, degli eventi, delle comunioni, delle cresime, dei battesimi. Non ultimo, l'anno scorso abbiamo fatto una festa giamaicana per dei ragazzi che sono venuti qui e insieme abbiamo strutturato questa festa. Eravamo ricchi di gente in piscina, quindi si possono organizzare tutti gli eventi, dal Capodanno, che è quello che organizziamo noi, alle feste d'azienda, alle cerimonie, anche i matrimoni. Abbiamo fatto 2 matrimoni molto belli. La locanda chiude nei mesi invernali, quelli cattivi, e poi riapre normalmente con l'evento di Pasqua, dove facciamo l'agnello e ricominciamo poi la nostra stagione. Nei primi 2 mesi facciamo i weekend, poi quando comincia il caldo vero si apre tutti i giorni, l'accesso in piscina è riservato esclusivamente agli ospiti del ristorante o delle nostre camere, perché abbiamo anche la possibilità di far alloggiare le persone. Abbiamo 5 mini appartamenti che ospitano fino a 5 persone e preferiamo tenere duro su questa linea. C'è tanta gente che ci chiede di poter aprire la piscina al pubblico, ma preferiamo che non diventi una cosa pubblica. Ecco, chi prenota un tavolo ha la possibilità di accedere in piscina alle 10 del mattino, poi dalle 12 e mezza alle 2 e mezza serviamo il pranzo e dopo pranzo possono tornare in piscina fino alle 6, che poi chiudiamo per cominciare ad organizzarci per la cena. È un prodotto di cui non potevamo non parlare perché è una tradizione nel nostro territorio. Poi l'abbiamo incrociato lungo il cammino narrato quando siamo passati dal castello di Bianello. Infatti a mio fianco qui Riberto Ferrari della confraternita dell'aceto balsamico tradizionale, che ci spiega un po' che cos'è intanto una confraternita per chi non la conosce. Dunque, una confraternita è un'associazione onlus che si occupa di valorizzare i prodotti tradizionali del territorio. Nella fattispecie la confraternita dell'aceto balsamico tradizionale si occupa di dare visibilità e avere il prosieguo per tutto quello che è il prodotto tradizionale che viene dalle famiglie che risiedono sul nostro territorio, che hanno questa tradizione di produzione che dai genitori è passato ai figli, e lo fanno per uso e consumo personale e per poter valorizzare questo prodotto d'eccellenza. Fate anche corsi per chi volesse imparare? Sì, vengono fatti dei corsi per conduttori d'acetaia e per assaggiatori, per affinare i vari prodotti e poter identificare qual è l'aceto balsamico tradizionale, ripeto, prodotto dalle famiglie residenti sul territorio, che in questo caso comprende sia la zona di Reggio Emilia nonché aree limitrofe. Bisogna associarsi alla confraternita e poi si può partecipare a questo concorso, dove tutti gli anni viene valorizzato, premiato l'aceto balsamico tradizionale migliore, e al vincitore viene assegnato la coppa. Questa coppa si chiama Botticello d'argento. Allora, avete capito che l'aceto in questo territorio è un viaggio non soltanto all'interno delle famiglie che lo producono, che se lo passano di generazione in generazione, ma è proprio un viaggio all'interno della storia, non soltanto nostra, ma proprio di tutto il territorio. Ora, ne approfitto, io sicuramente vado ad assaggiare un po' gli aceti che ha qui Riberto, però ne approfitto per lanciarvi quello che è un collage dei nostri errori più clamorosi, quindi un po' una sorta di paperissima per voi, e poi ci ritroviamo tra poco. Com'è l'inquadratura? Dove mi devo mettere? Questa puntata comincia... Questa sonda in parte italiana è costruita dalla collaborazione con l'ESA e la NASA, ha fatto atterrare il suo lander, che appunto si chiamava Huygens. Ho detto Festival dei Matti, Festa dei Matti. Vuoi che lo rifaccia? La 28ª Festa dei Matti? Dai, lo rifaccio. Ben trovate. Liberata questa zona fu... Aspetta. Quasi. Internazionalmente? No. Lo possiamo dire? No, ma di quello che vuoi.
in aria, ma soprattutto li vedremo da un punto di vista dal... È ricca di idrocarburi, che è l'atmosfera di Titano. Questa è una parte che... Buongiorno, oggi... Ci approssimiamo a Ferragosto con una punta... A piedi, da un punto di vista invece in aria e poi sopra... Tra queste voglio ricordare la sonda Cassini, che è arrivata sulla superficie del pianeta nel 2006. Mannaggia la miseria! Ritorniamo a parlare di discipline all'aria aperta, lo facciamo con una nuova... Aspetta, scusa, ne abbiamo fatte un po', sono un po' stanca. Enrico, vedi lei e Umberto Grella? Sì, no, ma tanto adesso io prendo solo lui, okay. Faccio uno per volta. E molte altre. Verso le 22:30 il fenomeno raggiungerà il picco, ma aspetta un attimo che... E dopo aver conosciuto un po' quello che è l'aspetto del trekking per vivere i parchi, andiamo a vivere invece un altro... E ci spostiamo a parlare di botanica, lo vogliamo fare perché è davvero molto importante sapere questa informazione. È infatti facile trovare la bella donna, Cosa devo dire? La rifaccio, le parto... La festa grandezze e meraviglie... No, scusa, aspetta. Ed ormai siamo arrivati alla fine di questo viaggio gastronomico veramente incantevole. Sul tavolo sono cambiati completamente gli scenari, so che ne parlerai tu invece del produttore. Cosa abbiamo? Allora, dal Market Dedina, che è il negozio che tiene tutto a Marola, ci sono arrivati in diretta i prodotti di cui non abbiamo parlato prima. Quindi abbiamo una selezione di salumi nostrani, quindi il prosciutto, la coppa, la pancetta, il salame, prodotti appunto in loco che trovate al market. E poi abbiamo altri prodotti legati proprio a questo territorio. In particolare ve ne cito uno, che è il Savoretto, perché è proprio tipico della zona di Carpineti, Casina, ed è un prodotto che in autunno veniva fatto con una cottura lentissima di tutta la frutta che non poteva essere mangiata, diciamo, diversamente se non cotta, ed è un prodotto proprio tipico di questa zona che si abbina bene alla castagna. Vi cito solo l'ultimo prodotto che è tipico di questa zona, ma del Reggiano in generale, che è un prodotto fatto con le erbe, quindi bietole, spinaci, in generale le erbette, che in montagna si chiama scarpazzone e invece classicamente in città o verso la bassa si chiama erbazzone perché non ha il riso. Fabrizio, dai, sarebbe bello che chiudessimo un po' raccontando, lungo questo viaggio ne abbiamo parlato poco, Idea Natura e il suo spirito che è riuscito a creare tutto questo, che cos'altro è? Quanto tempo abbiamo? Perché il nostro è, come avrete capito, un turismo slow. Quello che avete visto nelle puntate, noi vi abbiamo raccontato un sentiero, un itinerario, è il nostro modo di fare turismo, è un turismo lento, attento, che va a conoscere i luoghi, la storia, le tradizioni, la natura, i prodotti, come abbiamo visto. E quindi il turismo che noi chiamiamo con nuovi occhi, perché bisogna proprio avere nuovi occhi e entrare a contatto con un territorio e tutte le peculiarità che ha al proprio interno. Edda, per quanto riguarda lo staff di Idea Natura, immagino sia come quello di Estate in Appennino, molti di loro non si vedono. Allora, noi dobbiamo innanzitutto citare la nostra collega che non ha partecipato alle puntate, ma noi siamo tre, quindi ci avete visto in due, ma la terza colonna è Betty Gazzetti, quindi insomma il nostro saluto va a lei che ci ha sostenuto a distanza, poi a tutti quelli che ci hanno seguito in questo viaggio, perché veramente da un giorno all'altro li chiamavamo perché passavamo, no, sul percorso, e quindi è un saluto generale ai collaboratori e anche grazie a voi che ci avete stimolato a fare questo cammino. Ma il grazie lo diciamo noi a Idea Natura, già che ci sono ringrazio i miei colleghi, il direttore Fabio Panciroli, Agnese Facchini, il regista senza il quale non esisterebbe tutto questo, Vincenzo Galeone, che monta, registra, fa tutto, è un uomo veramente di fatica e di ingegno creativo. Poi ringrazio ovviamente tutta la produzione che c'è dietro, sono troppe persone per nominarle tutte, ma loro sanno che sto pensando a loro. E poi ringraziamo ovviamente voi da casa che ci seguite sempre, non ci abbandonate mai, negli anni siete fedelissimi, più fedeli del marito, più fedele del mondo.
Visto che so che sentirete la nostra mancanza come noi sentiremo la vostra, vi ricordo, durante l'inverno guardate le vecchie puntate di Estate in Appennino sul sito www.appenninonews.it, poi ci potete tranquillamente stalkerare, soprattutto il regista Vincenzo Galeone, lanciateci proposte, mandateci cartoline. Noi siamo sempre felicissimi di sentirvi e intanto appuntamento alla prossima stagione.